Benvenuti all'appuntamento del podcast, Mezz'ora con Elena Blavatsky, rubrica curata e condotta da Roberto Romiti. Buon ascolto. Mezz'ora con Madame Blavatsky numero 7. Oh, al 6 eravamo arrivati a una domanda sul corpo astrale. Ma prima vorrei chiarire a questo punto quello che è il vero peso di Madame Blavatsky, perché molti danno certe colpe a lei mentre lei ha riportato quello che le hanno insegnato i vari maestri. Lei era una ragazzina nobile, russa, ucraina meglio, che è scappata da casa a 17 anni. Quindi, pur avendo fatto tutti i corsi e le esperienze, non poteva sapere certe cose. Ora, c'è un certo risveglio su YouTube, in internet, una rivalutazione di questa vecchia signora che è vissuta tra il 1831 e il 91, ma già, quindi 60 anni, ma già a 50 anni la chiamavano la vecchia signora, come cambiano i tempi. In internet c'è un vecchio trombone, autonominatosi maestro, che usa anche un nome d'arte, che dice sì, sta Blavatsky, insomma, non è male, ha scritto anche un'opera interessante che è Iside svelata, ma sono cose superate oramai, ci sono cose migliori, soprattutto quello che dico io. Ecco, il trombone dovrebbe sapere che l'opera principale, Iside basterebbe già, anche per i prossimi secoli, è la dottrina segreta di Madame Blavatsky. Ma soprattutto si dice che un albero si giudica dai suoi frutti. Allora, vediamo un attimo quali sono i frutti dell'albero Madame Blavatsky, cioè quelli che sono arrivati dopo, e lei è morta nel 1891, cofondatrice della Società Teosofica a New York nel 1875. Quelli che sono arrivati dopo e che hanno seguito il pensiero teosofico, Società Teosofica è un'altra cosa. Chi sono? Come sono stati condizionati? Perché si sono iscritti alla Società Teosofica o sono stati fortemente condizionati? Allora, c'è in una, andando su teosofica.org, c'è un elenco di personaggi famosi che ci danno l'idea di come siano stati condizionati. Per esempio, uno dei vari personaggi che è stato iscritto alla Società Teosofica è Lyman Frank Baum, che è l'autore americano del Mago di Oz e di altre storie per bambini. Chi ha visto il Mago di Oz se lo ricorda, il più antico, il più recente, solo se ha letto le opere di Blavatsky e dintorni, diciamo pure Besant, Lilliputter, eccetera, capisce perché è arrivato quel tipo di fantasia dirompente. Un altro interessante, iscritto alla Società Teosofica e teosofo, è un celebre poeta e scrittore di origine libanese, si chiama Khalil Gibran, che è soprattutto noto per il profeta. Un altro è un certo Edwin Arnold, l'autore della Luce dell'Asia, Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, Arthur Conan Doyle, spiritista e noto soprattutto per le avventure di Sherlock Holmes, James Joyce, noto romanziere di Ulisse, o di H. Lawrence, autore di L'amante di Lady Chatterley. Insomma, chi ha seguito la teosofia non è che fosse un bacchettone e basta. Oh, poi abbiamo Rider Haggard,
romanziere inglese noto soprattutto per Le miniere di Re Salomone. Maurice Maeterlinck, premio Nobel nel 1911, drammaturgo e romanziere. Jack London, noi lo conosciamo soprattutto per Il richiamo della foresta, Zanna bianca, e M. Forster, noto per Passaggio in India. Thomas Eliot, nel 1948 Nobel per la letteratura. Henry Miller, Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno. Anche qui c'è il teosofo sveglio. Édouard Churet, noto soprattutto per i grandi iniziati. E perché scrive i grandi iniziati se non passa da Madame Blavatsky questo? William Crookes, fisico teoretico, uno inventore tra l'altro del prototipo del tubo catodico della luce fluorescente, un grande scienziato. Beh, il più grande e il più conosciuto è Thomas Edison, Camille Flammarion, Frithjof Capra, autore del Tao della fisica, Rupert Sheldrake, che è ancora vivo, anche Capra, che è del 39, è ancora vivo. Sheldrake è noto per il campo magnetico. In internet ci sono delle interviste in cui c'è Krishnamurti, David Bohm e Rupert Sheldrake. Cosa andavano a fare dei fisici come Bohm e Sheldrake, che è un biologo anche, a parlare con un indiano che alla domanda cosa pensi della dottrina segreta di Madame Blavatsky ha detto: io non ho mai letto Madame Blavatsky. Poi proseguo perché è interessante come frutti. William James, filosofo e psicologo. Ian Stevenson, professore di psichiatria presso l'Università della Virginia e eminente investigatore di casi noti di reincarnazione. Roberto Assagioli, psichiatra fondatore della psicosintesi. Passiamo all'arte, pittori. Piet Mondrian, Paul Gauguin, Kandinsky, Paul Klee, Nicholas Roerich. Musicisti: Cyril Scott, Gustav Mahler, Alexander Scriabin. E poi c'è caso raro, interessante, colpo di scena: Elvis Presley si era interessato molto di teosofia. Shirley MacLaine è quella più nota. Henry Wallace, vicepresidente degli Stati Uniti. Nehru, presidente, primo ministro dell'India. Nehru è quello che ha poi seguito, chi ha visto il film su Gandhi, è stato primo ministro dell'India dal 1947 al 1964. E Gandhi era un giovane avvocato che a Londra è stato portato da alcuni teosofi nei centri teosofici e per la prima volta letto i testi che lo riguardavano come indiano. E quando è tornato in India, ha girato, adesso non mi ricordo per quanto tempo, tutta l'India per capire qual era il suo popolo, la sua storia. E in quell'epoca è cominciato il contrasto tra quella che era l'allora presidente della Società Teosofica, Annie Besant, inglese, e Gandhi. Il primo parlamento panindiano è stato creato soprattutto da teosofi, moltissimi inglesi, e anche la Besant è stata presidente, una delle autorità. Ma la Besant diceva a Gandhi: non contrastiamo in questa maniera gli inglesi, utilizziamo la inglese.
Utilizziamole gradatamente, prendiamo il potere, perché altrimenti rischiamo che ci siano dei grossi contrasti all'interno. Chi ha avuto ragione? Il Pakistan si è separato, ci sono ancora guerre continue tra Pakistan e India. All'interno dell'India è successo di tutto, ma Gandhi e Mahatma non hanno ancora fatto Mahatma Annie Besant. Bene, termino questa lista interessante, ce ne sono molti altri, quindi con GRS MID. Chi lo conosce sa che questo ha reso popolare l'ognosticismo in Inghilterra, ma è stato segretario di Madame Blavatsky. Era quello che gli apriva le lettere e che rispondeva. Christmas Humphreys, importante teosofo, poi si è staccato perché è diventato presidente mondiale del buddismo. Ah, questo poi. Ma i teosofi sono anche sportivi? Certo, perché il generale Abner Doubledick, se sì, no, è stato il padre del baseball. Poi c'è stato Alonso Decker, cofondatore della Black Decker, che si è iscritto, leggo io qua, alla Società Teosofica in America il 3 aprile del 1929. Adriano Olivetti ha frequentato, ha letto la dottrina segreta in inglese, non c'era ancora in italiano, nel 1936 e nella sua biblioteca che si può consultare in internet, biblioteca di Adriano Olivetti, sono circa 3.000 volumi, era la sua biblioteca, ci sono 21 libri di Steiner, di Rudolf Steiner. Maria Montessori, pochi sanno che Maria Montessori si è iscritta alla Società Teosofica nel 1899 e quando Mussolini era diventato un po' troppo pericoloso, è andata nella sede, ad Adia, nella sede della Società Teosofica in India, è rimasta lì circa 10 anni col figlio, ha insegnato, c'è una scuola a suo nome e si può anche capire perché il metodo Montessori sia stato molto influenzato dalle opere di Madame Blavatsky, da chi se no. In Italia abbiamo da molti anni la giornalista, scrittrice Paola Giovetti e Stefano Martorano, che è l'autore di un libro interessante, gratuito, che si può trovare sul suo sito che è l'Istituto Cintamani, libri tradotti, è quello che ha scritto Vite e insegnamenti dei maestri di saggezza ed è andato a ricostruire un po' la storia, i passaggi di Madame Blavatsky, presentando fin dove si può la realtà dei maestri, che sono uomini, quelli di cui parla Madame Blavatsky. Torniamo alla domanda. Come è creato il corpo astrale? Blavatsky. Non è creato, cresce con l'uomo, il corpo astrale, ed esiste in una condizione rudimentale prima che il bambino sia nato. E che dire del secondo corpo o doppio astrale, Blavatsky? Il secondo è il corpo dei pensieri, o piuttosto il corpo dei sogni, conosciuto fra gli occultisti come il Mayavi Rupa o il corpo dell'illusione. Domanda. Mi chiarisci chi è che si può definire occultista? Voilà. Blavatsky. Occultista è chi studia i diversi rami della scienza occulta. Il termine è usato dai cabalisti francesi, vedi opere di Eliphas Levi,
l'occultismo abbraccia l'intero campo dei fenomeni psicologici, fisiologici, cosmici, fisici e spirituali. Tiè. Deriva dalla parola occultus, che significa nascosto o segreto. È per questo che si applica a coloro che studiano la cabala, l'astrologia, l'alchimia e tutte le scienze cosiddette arcane. Torniamo al corpo dell'illusione, Blavatsky. Durante la vita, questa immagine è insieme il veicolo dei pensieri, delle passioni e dei desideri grossolani, che partecipa così nello stesso tempo del manas, mente terrestre inferiore, e di kama, l'elemento del desiderio. Ogni tanto cito qualche termine sanscrito, cosa, per i più istruiti, ma do anche la traduzione spesso. Esso, il corpo astrale, è doppio in potenzialità e forma, dopo la morte. Ciò che in Oriente si chiama Buddha o il Kamarupa, ma che fra i teosofi è meglio conosciuto sotto il nome di spettro, fantasma. E il terzo, Blavatsky. Il terzo è il vero ego, chiamato in Oriente con un nome che significa corpo causale, ma che nelle scuole transimalayane si chiama sempre corpo karmico, il che è lo stesso, perché karma o l'azione è la causa che produce le rinascite incessanti e le reincarnazioni. Questo non è la monade e non è propriamente parlando manas, mente, ma in un certo senso questo corpo è legato indissolubilmente alla monade e a manas e ne è un composto in devacha. Glossario teosofico. Devachan, dal sanscrito, la dimora degli dèi, uno stato intermedio fra due vite terrene, in cui l'ego, cioè Atma, Buddhi, Manas o la Trinità fatta una, in cui l'ego entra dopo la sua separazione dal Kamarupa e la disintegrazione dei principi inferiori sulla Terra. Allora ci sono tre doppi, dico io, Blavatsky. Se potete chiamare la Trinità cristiana e le altre tre dei, allora ci sono tre doppi. Ma in verità ce n'è uno solo sotto tre aspetti o fasi. La parte più materiale che scompare con il corpo, la parte mediana, che sopravvive in quanto entità separata, ma temporanea, la terza immortale durante tutto il Manvantara, a meno che il Nirvana non vi metta fine prima. Tutti i termini che si possono andare a trovare sul glossario teosofico Istituto Cintamani. Opera della Blavatsky e opera successiva dopo la sua morte hanno cercato di mettere assieme frasi che Madame Blavatsky o definizioni aveva detto nelle varie opere. I nostri teosofi e oggi i nostri attuali, perché questi concetti bisogna pensare che erano presentati prima del 1891. Oggi sono con reincarnazione, karma, sono cose quotidiane. I nostri teosofi sanno bene che dopo la morte il mana superiore si unisce alla monade e passa in devacha, chiamiamolo paradiso, mentre la feccia del manas inferiore o mente animale forma il cosiddetto spettro, quello che rimane, c'è una parte immortale, il fumo della sigaretta che vola via e rimangono i trucoli della sigaretta, la cenere.
Questo spettro è dotato di vita, ma quasi mai di coscienza. Eccetto, si potrebbe dire, che per procura, quando è attirato nella corrente di un medium. Domanda. Tutti i paesi del mondo credono più o meno al doppio. La forma più semplice è il fantasma dell'uomo che appare immediatamente dopo la morte o al momento della morte. Appare al suo amico più caro. Questa apparizione, faccio l'uomo di cultura, è il Mayavi Rupa Blavatsky. Effettivamente, perché è prodotta dal pensiero del morente ed è incosciente, in quanto il morente in generale non lo fa con conoscenza di causa e ignora che si manifesti in questo modo. Se il morente al momento della morte pensa intensamente alla persona che desidera ardentemente rivedere o che ama di più, può darsi che appaia questa persona. Il pensiero diventa oggettivo. Il doppio o l'ombra dell'uomo che appare in quel momento non è nient'altro che la sua riproduzione fedele come un riflesso in uno specchio. Chi parlava a quell'epoca di queste cose? Chi le spiegava in questa maniera? Madame Blavatsky come, chiamiamolo, canale di questi cosiddetti maestri. Infallibili? Vediamo. Ciò che l'uomo fa, persino in pensiero, il doppio lo riproduce. Questa è una frase di Blavatsky da ricordare sempre. E qui si può attaccare pensiero positivo, negativo, malocchio, tutto quello che si vuole. Ciò che l'uomo fa, persino in pensiero, il doppio dell'uomo lo riproduce. È per questo che i fantasmi si mostrano spesso in tali casi rivestiti degli abiti che portano in quello stesso momento. E l'immagine riproduce perfino l'espressione del viso del morente. La causa dell'apparizione può anche essere inversa. Vale a dire che il morente può anche non pensare alla persona particolare che percepisce la sua immagine, ma è questa che è sensitiva. O può darsi che la sua simpatia o il suo odio all'individuo di cui essa evoca lo spettro siano intensissimi fisicamente e psichicamente. E in questo caso l'apparizione è creata dall'intensità del pensiero e ne dipende. Meditate, medium, meditate. Qui innesto una frase di Blavatsky presa da un'altra parte che dice: c'è una legge che governa tutti i veri istruttori, senza moneta e senza prezzo, liberamente avete ricevuto, liberamente offrite. Poi ci possono essere dei casi in cui anche la moneta è accettata. Dico io, quanto detto si applica alla forma più semplice dell'apparizione del doppio, ma come spiegare i casi in cui il doppio agisce in modo contrario al sentimento e al desiderio dell'uomo? Blavatsky. Questo è impossibile. Il doppio non può agire, a meno che la nota tonica di questa azione non sia registrata nel cervello dell'uomo a quale il doppio appartiene, sia che quest'uomo sia morto o vivo, in buona o cattiva salute. Se egli si è fermato sul pensiero, anche solo per un secondo, ma abbastanza per dargli forma, il pensiero forma,
Prima di passare ad altre immagini mentali, questo solo secondo basta per oggettivare la sua personalità sulle onde astrali, come basta un secondo per imprimere il vostro viso sulla lastra sensibile di un apparecchio fotografico. Qui siamo nel dicembre del 1888. Domanda. Supponiamo che il doppio esprima con parole reali un pensiero sgradevole per l'uomo e che lo esprima, diciamo, a un amico lontano, forse in un altro continente. Ho letto di alcuni casi. Blavatsky. Ciò che succede allora è che l'immagine creata è presa e impiegata da un guscio, come accade nelle sedute spiritiche, dove le immagini dei morti, che fluttuano forse incoscientemente nella memoria o anche nell'aura di chi assiste, le immagini dei morti sono afferrate dagli elementali o dalle ombre elementari e rese oggettive per i partecipanti alle varie sedute. Oppure sono spinte ad agire agli ordini della più forte fra le varie volontà presenti. È molto importante, si diceva sempre nei vari cerchi, che era fondamentale l'armonia dei partecipanti e spesso le sedute non potevano andare avanti se queste non erano armonizzate, perché davano forza all'entità che interveniva. Inoltre, nel vostro caso deve esistere un anello collegante, un filo telegrafico fra le due persone, un punto di simpatia psichica attraverso il quale il pensiero si trasmette istantaneamente. Evidentemente, entanglement, le cose, eccetera. Vabbè. Evidentemente deve esserci in ogni caso una ragione potente perché il pensiero prenda questa direzione. Occorre che esso sia legato in un modo o in un altro con l'altra persona, altrimenti tali apparizioni si produrrebbero tutti i giorni facilmente. Un pensiero ripetuto, tracchete, voglio rivedere mia mamma, voglio rivedere mio cagnolino, tracchete, magari in futuro. Domanda. Questo sembra semplicissimo. Come mai allora ciò si produce solo con persone particolari? Blavatsky. Perché il potere plastico dell'immaginazione è molto più forte in certe persone anziché in altre. La mente è duplice nella sua potenzialità. È fisica e metafisica. La parte superiore della mente è collegata all'anima spirituale o buddhi, la parte inferiore all'anima animale o principio del karma. Per un materialista che ha la parte metafisica del cervello pressoché atrofizzata, è difficile elevarsi. La persona che è dotata della facoltà di pensare alle cose più ordinarie, mettendosi sul piano superiore del pensiero, possiede, grazie a questo dono, un potere plastico di creazione nella sua stessa immaginazione. La scienza, già a quei tempi, ha stabilito il fatto che il pensiero è un'energia, è uguale a MC quadro. Einstein aveva sulla sua scrivania la dottrina segreta di Madame Blavatsky. Questa energia, il pensiero è un'energia, e questa energia scuote attraverso la sua attività gli atomi dell'atmosfera astrale intorno a noi. I raggi del pensiero umano hanno la stessa facoltà di produrre
delle forme nell'atmosfera astrale come i raggi solari in una lente. Ogni pensiero che emana con energia dal cervello crea una forma. Detto da una ragazzina invecchiata di 17 anni. Domanda, questa forma è del tutto incosciente? Blavatsky. Perfettamente incosciente. A meno che non sia la creazione di un adepto che ha un'intenzione ben definita, o piuttosto che infonde in questa forma abbastanza della sua volontà e della sua intelligenza per farla sembrare cosciente. Domanda. Un adepto può apparire in parecchi posti quasi simultaneamente? Oh, qui si apre un capitolo che mi piace tanto. Come è possibile che la Madonna cristiana, in diversi colori, ce ne sono molte potentissime che sono nere, la Madonna più bella che io ho visto, un quadro di una Madonna giapponese, possa anche apparire o parlare contemporaneamente in posti diversi del mondo? O c'è la centrale della Madonna, in cui schiacciando dei tasti, stiamo parlando di evoluzioni un miliardo di anni prima di noi, la Madonna, insomma, schiaccia un pulsante a seconda di dover intervenire in Australia, in India, in Spagna, a Medjugorje, eccetera, gli dà quello che vuole e gli appare vestita come deve essere vestita. Vediamo cosa ci risponde Madame Blavatsky. Certo, io ho chiesto, un adepto può apparire in parecchi posti quasi simultaneamente? Blavatsky. Certamente, è ciò che fece Apollonio di Tiana, che fu visto nello stesso momento in due posti differenti, mentre il suo corpo era a Roma. L'esempio più clamoroso che viene fatto è Padre Pio, no? Da noi si parla di Padre Pio, ma anche di molti altri casi. Estendiamoli a centinaia di casi contemporaneamente. Ma vediamo a questo punto qual è il significato di adepto. Torniamo al glossario teosofico. Adepto, dal latino adeptus, da adipiscor, questo è il verbo, significa colui che ha conseguito. In occultismo, chi ha raggiunto lo stadio di iniziato ed è divenuto un maestro di filosofia esoterica, qualunque sia la religione che poi deve in qualche maniera servire o dominare. Ma bisogna tener conto che non è nemmeno l'intero adepto astrale che è presente in ciascuna di queste apparizioni. Ogni pensiero ha una forma che prende in prestito dalla controparte astrale dell'uomo occupato nell'azione alla quale pensava. Altrimenti, in che modo dei chiaroveggenti potrebbero vedere nella vostra aura il vostro passato e il vostro presente? Ok, penso che più o meno la nostra mezz'ora, potrò sforare o anticipare un pochettino, ma sia passata. Adesso, come sempre, segue la carica dei 12.555, che oggi ha superato ampiamente questa cifra e che ha la musica di Rino Capitanata, le parole di Alberto Lori, il mio progetto terapeutico, per cui è una specie di passaporto per uno stato di benessere migliore. Alla prossima volta. Grazie. Thank you.
Avete ascoltato il podcast Mezz'ora con Elena Blavatsky, rubrica curata e condotta da Roberto Romiti. Grazie per averci scelto, appuntamento alla prossima settimana. Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare, dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io.
radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce.
dalla morte conducimi all'immortalità.